Ciao a tutti, voglio finire di usare questa farina della Rieper di Segale comprata quest'inverno in Alto Adige. Quindi ho messo, come vedete, 3,50 di farina di segale e 150 di farina integrale Petra 9. Qui ho preparato i semi, la trigonella, ho preparato tutti gli ingredienti. Metto dentro una ciotola, metto due bei cucchiaini di trigonella. La trigonella la trovate dentro nei negozi bio, nelle erboristerie. Bene, sciolgo bene la trigonella, l'acqua deve essere leggermente tiepida. Poi ci vado a sciogliere, anche il lievito madre che avevo rinfrescato 4 ore fa e portato al raddoppio, 100 grammi, lo spezzetto e lo sciolgo. Bene, sciolgo bene la pasta madre. Nel frattempo ho cambiato microfono, spero che si senta meglio questo, eh. Ne avevo uno fuori uso. Allora, dopo aver sciolto, metto anche l'olio, i 2 cucchiai di olio e verso la farina. Questa è quella integrale, sono i 150 grammi di farina integrale. Io sto usando Petra 9. Aggiungo mano a mano l'acqua. Di acqua ne avevo preparata 400 grammi, poi alla fine ho visto che ce ne voleva un'altra pochina. E ne ho aggiunti altri 10 grammi. Ho messo i semini, quindi semini di finocchio, di anice e semi di girasole. Ora metto la segale, eccola qua, e continuo a girare. La segale, come sapete, rimane molto difficile da lavorare, rimane appiccicosa, quindi è consigliabile fare l'impasto in ciotola. Però, se volete, fatelo tranquillamente con la planetaria. Io preferisco così. Aggiungo ancora acqua. Anche perché non si riesce poi a fare pieghe con la segale, a fare le classiche pieghe, quindi è inutile star lì a impastare con la planetaria. Bene, ci siamo quasi. Adesso continuo con le mani. E mi aiuto, mi bagno le mani, ho un po' d'acqua da parte per lavorare un po' me, per lavorarla un pochino, vado a bagnarmi la mano che sto usando in questo modo o con un po' d'olio se volete, eh. Un altro pochino. E poi cambio la ciotola, metto una ciotola pulita. Eccola qua. L'ho oliata un pochino. Ed ecco il mio impasto. Ce l'ho verso dentro. Ok. Bene, come dicevo prima, non si riesce a fare pieghe, ecco, provo appena un attimino così, ma niente di che. Quindi a questo punto lo copro con la pellicola e aspetto il raddoppio. Io lo lascio oggi a temperatura ambiente, quindi farò questi panini in giornata. Bene, ci vediamo dopo. Ecco qua, l'impasto come vedete è lievitato, sono passate all'incirca 5 ore, forse anche un pochino meno.
Sta facendo caldo, però non molto. Fortunatamente si è abbassata un pochino la temperatura, quindi sono riuscita comunque a non metterlo in frigo. Ho preso una cucchiaiata, ma quello è un cucchiaio di quelli grandi, non i cucchiai normali, sono i cucchiaioni da brodo, per regolarmi, così le farò pressappoco tutte uguali, queste piccole pagnottine. Ecco, facendo così ho messo la segale nel piatto, soltanto la segale, usate la segale perché quella poi si compatta con il pane e aiuta a far venire, diciamo, quelle spaccature, che si vedono, che sono caratteristiche di questo tipo di pane. Ecco qua, molto bassine, poi si allargano anche un pochino durante la lievitazione. Ecco, le quali appoggio direttamente sulla carta forno, sulla teglia, così sono pronte poi da infornare una volta lievitate. Ne ho fatta una un pochino più grande, come vedete, quindi sono 6 più una grandicella. Ed ora copro con la pellicola e le lascio lievitare ancora altre all'incirca 2 ore. Ed eccole qua dopo 2 ore, vedete sono aumentate di volume e nel frattempo io ho acceso il forno, l'ho messo a 220, lo faccio scaldare per benino, dopodiché vado ad infornare. Vedete quelle spaccature che vi dicevo, quelle sono proprio caratteristiche della segale, di questo tipo di pane di segale. Bene, in forno. Ho messo il timer a 30 minuti, però se è necessario poi lascio altri 5-10 minuti, magari a spiffero. Eccole qua, sono piccoline, quindi non ci è voluto molto, sono anche bassine, quindi con mezz'ora, va bene, con mezz'ora sono cotte. Il profumo è incredibile, c'è la cucina invasa da questo profumo di aromi che mi ricorda tantissimo l'Alto Adige. Adesso le faccio freddare un pochino e poi ne apro una. Vediamo il taglio, eccolo qua. Io direi che va bene, che ne dite? Molto molto bene. Vi assicuro che io vado spesso, anzi sempre in Alto Adige da una vita. Il pane di segale che vendono su è proprio così, non ci sono quegli alveoli a cui siamo abituati noi con la farina bianca, sono piccolini, ma il pane è profumatissimo. Mi dispiace che non ho lo speck da mettere vicino con un po' di burro. Però ho la marmellata di mirtilli e comunque anche per colazione va benissimo questo pane. Ciao a tutti amici, ci vediamo al prossimo video.